Paolo, allora, raccontami la tua vita, Allora, in breve. in breve, la mia vita è finita a 3 anni, quando mi hanno messo in istituto perché la mia famiglia non si poteva occupare di me. A 14 anni, primo arresto per scippo. Sono uscito dal carcere dell'Aquila a 17 anni e mezzo, molto più cattivo di quando ero entrato. E a 18 anni e 2 giorni mi hanno arrestato di nuovo perché ho coltellato una persona in una discoteca. E sono uscito, ho fatto 2000-2003. Sono uscito nel 2003, sono rientrato nel 2006 e sono uscito nel 2014. E niente, la vita mia è tutto qua. Ora vivo a Roma, sto bene e cerco di non fare più troppi casini. Ti va di parlare alla tua famiglia? No. Ok. Raccontami la tua esperienza in carcere. Allora, la mia esperienza in carcere minorile. Vai tu, Allora, sì. il minorile, la prima sera che sono entrato ero spaventatissimo, perché ero piccolo, pesavo 40 kg, ero un piccolino. Alle 10 i secondini, tac, interruttore della luce, via televisione, via luce. Io stavo attaccato al grillo, con le mani così, mi è uscita una lacrima, l'ho asciugata e ho detto basta, è ora di crescere, non si piange più. E quindi io non piango da quando avevo 14 anni. Poi carcere normale, carcere giudiziario, e quando sono entrato ero molto spaventato. Poi pian piano mi sono fatto una reputazione, perché non mi facevo passare nessuno sul filmato. Non mi sono mai fatto calpestare di me. Mi hanno accoltellato parecchie volte. L'ultima esperienza che ho fatto del carcere è stata a Saluzzo, vicino Cuneo. E mi hanno accoltellato perché mi hanno messo, io sono uno skinhead, mi hanno messo in una sezione tutti i nigeriani, marocchini, albanesi. Ho cercato di non togliermi la maglia per non fare casini, però hanno visto tutto, hanno visto quello che c'avevo tatuato e mi hanno accoltellato. Poi mi hanno tagliato con la lametta in faccia, mi hanno tagliato. Le ferite non si rimarginavano perché i bastardi ci tagliano l'aglio, l'aglio è anticoagulante. Se ti metti i punti dopo 10 giorni ti devi punire la ferita si riapre. È un carcerato, mio amico mi ha detto mettici la cenere alla sigaretta e si rimangono. Infatti sono nere, sembrano tatuaggi, però sono Infatti, cicatrici. vero. E niente, questa qua è la storia mia. Ti piace la vita da ragazzo libero? Se l'avrei avuta, sì. No, Dopo dico non sono stato. Sì, adesso, adesso da sì. quando sei fuori, cioè, Sono uscito. raccontami qual è stata la prima impressione che ti ha fatto il mondo. Niente, quando sono uscito dopo 8 anni di carcere erano cambiate le cose, era cambiato tutto, non riconoscevo nessuno, i bambini che io vedevo piccoli sono Sono diventati diventati alti, grandi. grandi, uomini, donne, quindi è stato un po' traumatico, però devi accettare quello che viene, perché se tu fai una determinata cosa, fai un reato, poi devi mettere a conto che lo paghi anche, perché ti può andare bene, non ti scopre nessuno, come ti E può ti può andare andare male. male. Per esempio io ho paura di due cose, di Dio e dell'Interpol, capito? Come Perché? mai di Dio? Perché io non ho paura della morte, però mi fa paura Dio. Mi fa paura. Perché Dio ti può giudicare? Esatto. Perché Dio giudica, non è Assurdo. che può giudicare, giudica. Vero. Questa è una bellissima interpretazione che hai del divino. Sei religioso? Quando pare no. No. Ho 7 croci tatuate, ma non sono religioso. Ho visto che hai le croci tatuate, ecco perché ti Sì. chiedo. E Queste non le ho fai. fatte quando è morto mio padre. Sei Questo. ateo oppure proprio No, non non credo. Non ti raffiguri in No, nessuna. no. Non vado in chiesa, mi sono fatto la comunione, l'ultima volta che sono andato in chiesa è stato quando ho fatto la comunione. Non fa parte del mio mondo, non fa parte di me. La tua famiglia invece era religiosa? Sì, E quindi abbastanza. tu sei Io sono uscito uscito. da una famiglia, diciamo, normale Non, italiana. sì, io non voglio, non do la colpa ai miei genitori per quello che hanno fatto, per quello come mi hanno trattato, però io dico una cosa, io non sono cattivo, Lo non so, sono io lo cattivo, so. sono, come si può dire, Ti piace la giustizia, ti piace il esatto, io mi dico, allora rispetto. rispetto, bravo, rispetto è la prima cosa, Lo dovunque so. vai, o in carcere o fuori, o dove vai, bisogna rispettare le persone.
perché se vuoi rispetto, se vuoi rispetto devi dare rispetto. Se io ti do rispetto e tu non mi dai rispetto, io ti ammazzo, capito? Se mi parlo d'accordo con te su questo, se tu mi fai uno sgarro, io vengo da te, ti parlo prima, capito? Poi se c'ho ragione io, tu non torni a casa, capito? Non ti faccio tornare a casa. Questo è un discorso che non tutti fanno, perché hanno paura. E se lo dovrebbero fare in molti questo discorso. Lo so, perché hanno paura del giudizio della gente. Perché se tu reagisci male, sai che hai delle conseguenze. Esatto. Se tu sei uscito da questa gabbia. Esatto. Io ho fatto 14 anni di calcio. Io rifarei tutto dall'inizio alla fine. Tutto. Perché anche se è sbagliato, però non mi troverei qui. Se avrei fatto un'altra vita. Per esempio, tu quando raggiungi una certa età, che cominci a ragionare da uomo, hai due strade, una a destra e una a sinistra. Certo. Se vai a destra, devi continuare sempre ad andare a destra. Certo. Se vai a sinistra, non puoi cambiare strada. Certo. Non è inutile che mi dici tu sei un delinquente, sei un criminale e poi diventi buono. Non esiste questa cosa. Se sei criminale, muori criminale. Certo. Criminale si nasce. Io sono nato per fare il ladro, sono nato per questo e lo so fare, lo fare molto bene. Niente, questa qua è la storia. Ultima domanda. Tu ti senti veramente un criminale? Io sono un criminale, ma sono un signor criminale. Perché a me la polizia mi ha detto tu sei un signor criminale. Poche persone, perché sa chi va in carcere perché l'hanno beccato con un quartino di roba, chi ha violentato una bambina, io non ho mai fatto queste cose. E non le farò mai. Sono contro il mio credo. Certo. Il mio credo è rispetto. Ok. Ama la tua donna, non mettere le corna alla tua donna, devi fare l'uomo. E l'uomo poche persone lo sanno fare. Perché tutti sono bambini, con la testa tutti sono bambini. Vero. Tu se scegli a stare a destra, continui sempre ad andare a destra, non cambierai mai. Perché cambiare è pericoloso, molto pericoloso. Mi ha fatto piacere parlare con te. Anche a me. Ok. Allora, David Mad Knight e Paolo.